Adesso rimaniamo in tema perché abbiamo fatto un salto anche in procura, o meglio l'ha fatto il nostro Sergio Braghini con l'operatore Zoranco Velev in procura a Bolzano per sentire il titolare dell'inchiesta sul fatto di cronaca avvenuto in quel di Vipiteno, il sostituto procuratore Giancarlo Bramanti, che fa il punto della situazione delle indagini. Direi che noi riteniamo che più che premeditazione ci sia sicuramente un dolo nell'investimento, perché riteniamo sulla base degli elementi che abbiamo raccolto che possiamo sostenere l'ipotesi di omicidio volontario. Si è detto o scritto, insomma, che il camionista avrebbe detto che non ha visto la persona poi investita. Io del camionista non ho nessun tipo di dichiarazione, quindi su questa risposta. Non può, su questa domanda non posso dare una risposta. Siamo ancora a poche ore, diciamo così, dal fattaccio. A che punto siete con le indagini? Beh, le indagini ovviamente sono partite subito e abbiamo ancora tutta una serie di accertamenti da compiere, quindi non possiamo dire che siano chiuse le indagini. Adesso che cosa, quale sarà la procedura, diciamo? La procedura sarà aspettare di vedere se oltre alla convalida dell'arresto, come è avvenuto, ci sarà l'applicazione della misura cautelare e poi vedremo se l'indagato vorrà porre anche sottoporsi a interrogatorio, ci sono altri accertamenti in corso, tutta una serie di attività sulle quali non posso rendere dichiarazione ovviamente. C'è la testimonianza della persona che era in macchina insieme all'investito? Ci sono diverse testimonianze. Anche persone che erano lì presenti? Ci sono diverse testimonianze di persone presenti sui fatti che hanno dato un notevole contributo alle indagini, sicuramente.